Allora, buongiorno a tutti. In qualità di presidente dell'associazione Elaion, che organizza questa manifestazione Ex Olivis, dobbiamo registrare questa venuta a Montecalvo. Veramente una delle cose più belle dell'edizione di quest'anno. Cioè il coinvolgimento dei produttori di formaggi, di miele, la prova della caseificazione, ma qua siamo, ecco, Ex Olivis, stiamo vicino ad un'azione di marketing territoriale per far conoscere i prodotti tipici, e la loro valorizzazione penso che sia un valorizzare tutta l'economia, dove abbiamo questi problemi, dove languono le produzioni, torniamo alla terra, torniamo ai prodotti d'eccellenza che questo territorio ci dà. È bene che noi conosciamo prima le ricchezze della nostra terra e le promuoviamo anche, perché effettivamente ci siamo accorti stamattina di quanti bei prodotti, di quanti prodotti buoni, eccellenti, le nostre aziende agricole sono capaci di produrre. Magari non lo sapevamo nemmeno, e magari nelle nostre famiglie consumiamo dei prodotti di cui non conosciamo nemmeno l'origine e la provenienza. Sappiamo che intorno a casa nostra, vicino a casa nostra, ci sono delle aziende che lavorano seriamente, che lavorano bene, fanno degli ottimi prodotti, soprattutto genuini. Non abbiamo solo discariche e terreni inquinati, ma qui abbiamo la verde Irpinia. Noi ne siamo cittadini e dobbiamo esserne anche promotori. Vedete, adesso c'è il processo di mozzatura. E dal tipo, oserei dire, anche dalla grandezza della mano, viene fuori magari un fior di latte più grande o più piccolo. Molte volte lo si fa anche per ai fini commerciali, questi sono i bocconcini, vengono chiamati, no? E poi ci sono quelle un po' più grandi, in commercio troviamo anche da 100 grammi, 200 grammi. Adesso a livello dei caseifici industriali, questi processi non vengono più fatti a mano, ma vengono fatti con dei macchinari appositamente che mozzano, fanno proprio la forma. Quando voi vedete una forma perfetta, certo, se le comprate nei supermercati, una forma perfetta è perché l'ha fatto la macchina. Queste, se vediamo e possiamo toccare, sono completamente diverse di grandezza tra di loro, vedete? Questo poi vediamo, se è il nodino cosiddetto, lo possiamo anche appoggiare qua. Nell'acqua fredda, perché si deve formare una piccola crosta, diciamo, leggera, che la mozzarella deve essere poi croccante e il siero deve restare all'interno. Voi quando l'aprite vedete esce sempre un po' di liquido. L'acqua fredda serve proprio a questo. A questo punto non ci resta che ringraziare l'azienda di Lo Conte Dario per l'ottima dimostrazione di questa caseificazione in diretta e a nome della CIA, della Confederazione Italiana Agricoltori, visto che non appena ha avuto l'invito è stato disponibile a partecipare e quindi dare questo contributo alla cittadinanza di Montecalvo. Inoltre lo ringrazio anche in qualità di amministratore comunale, perché è sempre vicino a noi come organizzazione, ma anche come amministrazione, per far sì che il nostro territorio sia portato fuori con i prodotti di questa parte di territorio, di questa nostra Irpinia. Qui ci troviamo di fronte alla preparazione della pizza col pomodoro, detto il pizza col pomodoro, che è una tipica tradizione che si fa nei forni, nelle famiglie contadine, che veniva fatta prima dell'infornata del pane. Tant'è vero che era la pizza che si mangia subito a caldo, appena sfornata, ed è fatto con molto semplice, è fatto con la pasta lievitata che serve per fare il pane e con l'aggiunta di olio e pomodoro e condimento. E come si vede, tutti quanti dalla faccia dei ragazzi sono molto appassionati nel croccarla, nel sentirla, perché il sapore evidentemente gli riscopre qualche piacere. Lo stand. Sotto c'è un vitellino marchigiano che rappresenta un altro prodotto molto importante della tipicità montecalvese, che è l'IGP del vitellone marchigiano, del vitellone appennino, e che la razza che il nostro territorio interessa è la marchigiana. Thank you.
È vero che fino agli anni 20-30 a Montecalvo si portavano sotto il ginocchio, ma con gli anni 30-40 l'agone è arrivata all'altezza del ginocchio. Voi dovete pensare che per l'epoca per una donna portare l'agone al ginocchio era qualcosa di scandaloso. Invece a Montecalvo la donna era talmente libera, e questa è una manifestazione di civiltà, per cui le gonne sono all'altezza del ginocchio. Anzi, diciamo che qualche donna se la alzava pure di più. Diciamo che la minigonna, si può dire, è un'invenzione montecalvese. Se poi immaginate che nell'andamento, nell'ondeggiare, si vedevano le calze autoreggenti con un po' di cose, voi pensate anche l'aspetto sexy del tutto. Ecco perché, scioccamente, per il passato le donne montecalvesi, che erano sempre le donne più belle del circondario, erano considerate delle donne un poco leggere, ma non erano leggere. Volevo far passare per leggerezza il fatto di vestire un po' moderno, ma non erano leggere, erano solo delle belle donne che mettevano in mostra le loro grazie. Anche perché poi queste ragazze sono abbastanza castigate, abbastanza coperte, ma le loro mamme, le loro nonne, le loro bisnonne, le nostre bisnonne, mettevano in mostra tutti i loro décolleté. E quando qualcuna era un po' scarsa di attributo, perché non è come oggi che ci si va a gonfiare, ma una buona madre di figli poteva essere una buona fattrice, tra virgolette. Tralasciamo tutti i particolari. Ah, poi qui manca un aspetto particolare, manca la bottonera. Cioè il corpetto portava un altro corpetto sotto con dei bottoni in argento. Di solito poi è diventato un unico corpo, invece prima erano due. La bottonera erano dei dischi d'argento che simboleggiavano, ne mettevano esclusivamente le donne sposate, il cui tintinnio testimoniava a qualche incauto che era impegnato e quindi non c'era cibo per gatti. C'è da dire pure che qualche mamma, quando teneva una figlia particolarmente attraente, sebbene non fosse sposata, faceva indossare lo stesso corpetto per evitare che qualche malintenzionato potesse rapirla, perché anticamente non è come oggi. Se una ragazza veniva rapita, era obbligata a sposarsi al rapitore. Mi auguro che queste manifestazioni servano appunto a portare fuori il nostro territorio, i nostri prodotti d'eccellenza, formaggi, olio, pane e quant'altro c'è qui su questa terra. Grazie di vero cuore, mi auguro che sia il trampolino di lancio per altre manifestazioni di questo genere. Grazie di vero cuore, grazie.